Terezin era un campo di sministamento dove venivano mandati gli ebrei prima di essere portati nelle camere a gas. Nel campo c'erano anche molti bambini, intellettuali e artisti. Infatti, questi ultimi facevano fare delle attività alternative per far distrarre i bambini dalla situazione in cui vivevano nel campo. Il Suever nacque nel 1930 in Cecoslovacchia. Fu una poetessa, scrittrice di testi teatrali e di poesie per bambini. Si trasferì a Praga nel 1930 e venne internata nel ghetto di Terezin dal 1942-1944. Qui fece l'infermiera nell'ospedale per bambini, per i quali scrisse più di 60 poesie e canzoni per intrattenerli e accudirli, proprio come dei veri e propri figli. Infatti, fra questi vi era anche il figlio Thomas, detto Tommy. L'intento di Ilse, però, venne interrotto nel 1944 quando decise volutamente di andare nel campo di concentramento di Auschwitz, dove erano stati deportati il marito Willy, il figlio Thomas e tutti i bambini che le erano stati affidati, e non voleva abbandonarli. Una volta giunti ad Auschwitz, vennero subito messi in fila davanti alle camere a gas e mentre Ilse cercava di tranquillizzare i propri bambini, un detenuto che la riconobbe l'avvertì dicendole che quelle non erano docce, bensì camere a gas. E di conseguenza Ilse iniziò ad intonare una triste ninna nanna che prese il nome di Guegala e tutti insieme entrarono nelle camere a gas, continuando a cantare anche all'interno per poter inalare più velocemente il gas. La ninna nanna da questo giorno venne cantata dagli altri bambini prima di entrare nelle camere a gas di Auschwitz. Tutte le poesie e canzoni che compose per i propri bambini vennero nascoste sottoterra dal marito Willy prima di essere deportato ad Auschwitz e sopravvissuto al lager nazista, e si recò poi lì per poter recuperare ciò che aveva sotterrato. Una mamma ebrea. Ti ho visto stamane col tuo pigiamino, a strisce, un po' sporco e su piedi abbondante. Ho rotto le fila per starti vicino, ma un fischio e sul capo un colpo, assordante. Ignoravo che fosse per l'ultima volta. Ingenua, ho sentito dentro il mio cuore, tra angoscia, dolore e disperazione, un barlume di luce, mi spero un bagliore. La pioggia sul vetro ebbe ben poco rumore, se paragonata al fragore nel petto. Ora che apprendo il significato del fumo denso che aleggia sul tetto, non sento le gambe, non sento il respiro, non so null'altro che un tatuaggio. Vorrei, ma non posso, strapparmi i capelli. Non ho dignità, la vita è un miraggio. Da oggi una stella avrà il tuo bel nome. Da oggi ogni nube sarà un tuo giochino. Da oggi so solo che il cielo è più grande, respiro più forte e così sopravvivo. Proprio all'ultima, di un giallo così intenso, così assolutamente giallo, come una lacrima di sole quando cade sopra una roccia bianca, così gialla, l'ultima volava in alto leggera, aleggiava sicura per baciare il suo ultimo mondo. Tra qualche giorno sarà già la mia settima settimana di ghetto. I miei mi hanno ritrovato qui e mi chiamano i fiori di Ruta e il bianco candeliere di castagna nel cortile. Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla. Quella dell'altra volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto. È piccolo il giardino, profumato di rose. È stretto il sentiero dove corre il bambino. Un bambino grazioso, come un bocciolo che si apre. Quando il bocciolo si aprirà, il bambino non ci sarà. Vorrei andare sola, dove c'è un'altra gente migliore, in qualche posto sconosciuto, dove nessuno può uccidere. Ma forse ci andremo in tanti verso questo sogno, in mille forse. E perché non subito?